È partita la finale, 10.000 punti, categoria junior maschile. Cominceremo come nella gara precedentemente disputata ad assegnare punti sul prossimo traguardo, attaccato meno 24. Abbiamo già superato quello dei meno 25, sottolineato dallo stile della campana. Tra breve 24 alla conclusione, primi punti in palio, attenzione a te, il gruppo è super compatto in questa fase della prova, siamo dentro campo all'inizio, quindi aspettiamoci una volata di gruppo sul traguardo dei meno 24. Attenzione, una caduta che ha coinvolto un concorrente, ha guadagnato intanto due punti il concorrente numero 39, Luca Zani, ed un punto lo ha guadagnato il concorrente numero 223, Giosuè Neve. Una caduta ha coinvolto uno sfortunato atleta che chiude anzitempo la gara e per questo per il libero siamo a meno 23 punti validi. Guadagno due punti, il concorrente numero 43 Alessio Clementoni ne guadagna uno, il concorrente numero 205 Leopoldo La Rosa. Questi primi punti messi a segno sul traguardo dei meno 23. Tra breve saremo a 22 giri dalla conclusione. Attenzione atleti, punti validi per voi, traguardo dei meno 22. Ha guadagnato due punti dal concorrente numero 205 Leopoldo La Rosa, che da un punto sale a quota 3, ed un punto l'ha guadagnato il concorrente numero 14 Mattia Fioretti, primo punto per lui. Stiamo avvicinando a grandi falcate perché davvero viene disputata a grande velocità questa prova, e meno 21 dal termine, punti in palio. Guadagno due punti, ancora il concorrente numero 205 Leopoldo La Rosa, la 3 sarà 5 punti conquistati, ed un punto lo conquista il concorrente numero 14 Mattia Fioretti, ne aveva uno, sarà 2. 20 giri alla conclusione sul prossimo traguardo. C'è un terzetto, un tandem direi, due atleti in fuga su questo passaggio. Dai Lollo! Andiamo! Abbiamo due punti, il concorrente 205, Leopoldo La Rosa, numero 5, si porta con 7 punti conquistati. Un punto lo conquista il concorrente numero 16, Riccardo Trillocco. Del suo primo punto nello svolgimento di questa competizione. Stiamo avvicinando ai 19 della e la coppia di testa sta procedendo raccogliendo punti. Guadagno di punti, il concorrente 205 ancora Leopoldo La Rosa, arriva a 7 e sarà a 9, ed un punto lo conquista ancora il concorrente numero 16 Riccardo Trillocco, e numero 1 sarà 2. Tranno molto, 18 giri alla conclusione, ancora punti in palio, attenzione atleti, volata per i punti del 18. Luca! Riassorbita la fuga dei due battistrada, quindi guadagnano più punti su questo passaggio il concorrente numero 24 Andrea Cremaschi, e ne guadagna uno il concorrente numero 43 Alessio Clementoni, ne aveva due, sale a quota 3 punti conquistati nello svolgimento di questa prova. Mancheranno 17 giri sul prossimo traguardo, attenzione, punti in palio per voi. Chiudi il buco Luca, chiudi il buco! Ha guadagnato due punti il concorrente numero 39 Luca Zani, ne aveva due, si porta a 4 punti conquistati,
ne ha conquistato uno il concorrente 69 Elia Marchese, suo primo punto in questa competizione. Dai Lollo! Stiamo avvicinando i meno 16, di gran carriera devo dire, perché stanno già sbucando dalla curva. Dai Luca! I componenti che compongono la testa della gara, troppo più pari, attenzione! Chiudilo col buco, chiudilo, bravo! L'analoga situazione del passaggio precedente, quindi i punti vanno al concorrente numero 39, Luca Zani, ne aveva 4, si porta a 6, ed un punto va al concorrente numero 69, Elia Marchese, ne aveva 1, e si porta a quota 2 punti conquistati. Stiamo avvicinando i meno 15 dalla conclusione. Ecco la testa che sta sopraggiungendo in questo istante. Guadagna 2 punti il concorrente 24, Andrea Temaschi, ne aveva 2, sarà 4. Un punto lo guadagna il concorrente numero 69, Elia Marchese, ne aveva 2, si porta a quota 3. Siamo ai 14 giri dalla conclusione. 14 dal termine, il gruppo di testa che permane, comunque lo vediamo, molto corposo, si sta per affacciare la rettilinea del traguardo. Targato meno 14, bravo, la bravo! Com'è la faccia ancora? Guadagno due punti, il concorrente numero 24, Andrea Cremaschi, ne aveva 4, si porta a quota 6. E guadagna uno il concorrente numero 117, Federico Romeirone, il suo primo punto in questa prova, in questa gara. Siamo a meno 13 dal termine. Meno 13 dal termine, ancora punti validi, attenzione a te. Dai, ce la fai! Ha guadagnato due punti il concorrente numero 258, Andrea Salino, e ne ha guadagnato uno il concorrente numero 68, Massimo Pierdicca, primo punto per lui in questa prova. Siamo ai 12 dalla conclusione, ancora punti validi, attenzione atleti. Lui. Ha guadagnato due punti il concorrente 205, Leopoldo La Rosa, che si riaffaccia a conquistare punti, ne aveva 9 al suo attivo e dai 9 che aveva passato 11. Ed un punto l'ha conquistato il concorrente 258, Alberto Salino, ne aveva 1, sale a quota 3 punti conquistati sino a questo momento di gara. 11 alla conclusione, 11 al termine per questi atleti. Dai con Pippo, dai che ce l'hai lì davanti. Guadagna due punti il concorrente. Guadagna due punti il concorrente numero 26, Andrea Finco, e ne guadagna uno il concorrente numero 205, Leopoldo La Rosa, che si porta a 12 punti conquistati. Guadagna due punti il concorrente numero 26, Andrea Finco, ne aveva 2, si porta a 4. E ne guadagna uno ancora il concorrente numero 205, Leopoldo La Rosa, ne aveva 12, si porta a quota 13. Bravo. Mancheranno solamente 9 giri alla conclusione sul prossimo passaggio. Tutti validi, ecco la testa che sta per sopraggiungere. Guadagna due punti il concorrente numero 14, Mattia Fioretti, ne aveva 2, sarà a 4 punti conquistati. Uno lo conquista il concorrente numero 250, Nicolò Fava, è il suo primo punto in questa gara. Dai, accelerate che arrivano! Siamo in prossimità, ormai negli 8 giri alla conclusione, con punti validi.
Guadagna due punti il concorrente numero 14, Mattia Fioretti, ne arriva a 4, si porta a 46 punti conquistati. Un punto lo guadagna il concorrente numero 24, Andrea Pianaschi, ne arriva a 6, si porta a 7 punti. Siamo ai meno 5, ai meno 6, Luca, meno 6, Luca, passa, hai un giro, hai un giro. Basta Bussi, segui, dai! Guadagna due punti il concorrente numero 24, Andrea Cremaschi, ne arriva a 7, si porta a 9 punti conquistati. Un punto lo conquista il concorrente numero 14, Mattia Fioretti, ne aveva 6 e sale a quota 7 nel suo bottino personale. 6 giri alla conclusione sul prossimo traguardo. Ancora punti validi, attenzione atleti, punti validi per voi. Siamo a 6 giri del termine. L'ultimo sforzo. Guadagna due punti il concorrente numero 298, Andrea Menegaldo, i suoi primi due in questa gara. Ed un punto il concorrente 267, Leonardo Martinelli, anche per lui il primo punto in questa competizione. 5 giri al termine, ancora punti validi, attenzione atleti, 5 al termine, punti in palio per voi. Siamo quasi alle battute finali di questa gara. Guadagna due punti, c'è un'inversione sul traguardo per scorrettezze, guadagna due punti il concorrente numero 205, Leopoldo La Rosa, che ne aveva 13, si porta a 15, e ne guadagna uno il concorrente 266, Filippo Moroni, il suo primo punto in questa competizione. 4 giri alla termine. Guadagna due punti il concorrente numero 39, Luca Zani, ne aveva 6, si porta ad 8. E guadagna uno il concorrente numero 117, Federico Romaglione, ne aveva 1, sale a 2. Siamo a 3 giri solamente sul traguardo finale e chiedere un pronostico per questa gara davvero difficile. Grande, grande equilibrio, grande distribuzione di punti, conquistati da tanti anni. Guadagna due punti il concorrente numero 39, Luca Zani, ne aveva 8, sale a 10. Ne guadagna uno il concorrente numero 24, Andrea Cremaschi, ne aveva 11, 9 e sale a 10. Siamo a 2 giri solamente dal quarto finale. Attenzione atleti, ancora punti per voi. 2 giri alla conclusione, il gruppo ormai si sta frastagliando. Guadagna due punti il concorrente numero 69, Elia Marchese, ne aveva 3, si porta a quota 5, ne guadagna uno il concorrente numero 24, e Andrea Cremaschi, ne aveva 10, si porta a quota 11 punti conquistati. Siamo all'ultimo traguardo, l'ultimo passaggio, spiro della campana e poi la volata finale sul traguardo successivo. Punti in palio al volo sull'ultimo traguardo, sarà sottolineato la fine della campana che arriva con puntualità. Dai Simo! Guadagna due punti il concorrente numero 258, Alberto Salino, nel numero 3, si porta a 5 punti. Uno lo guadagna il concorrente numero 205, il concorrente 205 Leopoldo La Rosa, che sale in vetta alla classifica ufficiosamente parlando con 16 punti, poi alle sue spalle Andrea Cremaschi con 11, ma c'è grande equilibrio, tanti punti che davvero rendono ancora una volta importantissimo il traguardo finale che sta avviandosi a portare alla sua naturale conclusione anche questa, lasciatemelo dire, splendida cosa che ci hanno regalato questi grandi campioni, davvero uno spettacolo, una grande gara, la gara non è ancora